Un intervento immediato per mettere in sicurezza la strada provinciale Gelabutera è quanto chiede la segreteria confederale della CGIL di Caltanissetta assieme alla Fillea CGIL. Il sindacato del settore edile, nel denunciare l'inerzia della politica e della burocrazia, propone da subito una soluzione che passa attraverso il blocco dell'arteria e l'immediato ripristino. La competenza spetterebbe all'ex provincia, che però è senza fondi. Il traffico veicolare inoltre si è spostato sulla strada a scorrimento veloce Gela-Caltanissetta, usurando ancor prima del tempo anche questa arteria di nuova costruzione, nella quale quotidianamente si registrano incidenti. Noi come Fillea CGIL già a marzo 2016 avevamo denunciato questo stato comatoso della Gelabutera, soprattutto diciamo dai lavoratori che fanno la scuola, la Gelabutera, per andare a scuola degli studenti, e che con molta difficoltà si sono evitati incidenti addirittura abbastanza seri. Gente che è venuta proprio perché noi abbiamo la buona abitudine di girare la provincia, e ci denunciavano proprio il fatto che soprattutto nel periodo invernale come quello di ora si sono evitati incidenti abbastanza seri. Allora noi chiediamo immediatamente, abbiamo inoltrato questa richiesta al prefetto, in maniera che interroghi i comuni di Gela e Butera nei sindaci, perché non possono semplicemente denunciare una cosa del genere, ma devono impegnarsi affinché ci sediamo tutti in un tavolo per ripristinare questa arteria. Cioè, è paradossale che a distanza di 2 anni ancora si continui a stare con questo genere di strada, oltre che questa arteria è importantissima per il collegamento fra Gela e Butera. E poi in due giorni aggiustano una voragine, e qua non siamo in grado in 2 anni di aggiustare una corsia che oltretutto è tutta frenata. Si aspetta che si frani anche l'altra per interrompere il collegamento fra Gela e Butera. Salvaguardare l'incolumità è un dovere non rinviabile. Prima di tutto chiediamo l'incolumità e il blocco della viabilità della Gelabutera, proprio perché non dobbiamo aspettare che succeda qualche incidente mortale per bloccare la strada. Dobbiamo lavorare in maniera preventiva, bloccare la strada, aggiustarla e poi rendere nuovamente la strada, per metterla nelle condizioni di avere quella sicurezza che tutti gli automobilisti devono avere.